Nonostante, ragazzi, la categoria dei monitor portatili possa sembrare di nicchia, non interessante per molti, devo dire che sui nostri canali abbiamo riscontrato un grande successo di questa tipologia di prodotti, che sono stati molto richiesti da parte vostra, sia in termini tecnici sia in termini di offerte, motivo per cui, per differenziare quelle che erano state le recensioni delle scorse settimane di questi monitor, ho deciso di selezionare un altro prodottino prodotto sempre da Intel, che è un brand che abbiamo già analizzato diverse volte qui sul canale in termini di monitor portatili. Uno schermo da 15,6 pollici, dal rapporto qualità-prezzo eccezionale, meno di 100 euro al momento in cui sto registrando questo video, Full HD, finitura opaca, estremamente leggero. Non vi spoilerò tantissimo perché altrimenti questa recensione non ha più senso. Ma passiamo all'aspetto legato al design, ragazzi. Il design di questo monitor Intel da 15,6 pollici segue le linee tendenzialmente già viste sul mercato di questa tipologia di prodotti. Lui si basa fondamentalmente su una struttura realizzata in alluminio anodizzato, la quale conferisce al dispositivo un aspetto elegante e nel contempo anche una buona solidità, caratteristica che non traspare invece da molti altri prodotti che sembrano quasi flettere su se stessi. La parte anteriore è prevalentemente occupata dal pannello, ma presenta una cornice più spessa nella zona inferiore dove è collocato il logo del brand, oltre a un piccolo foro sul bordo sinistro utile per poggiare ad esempio una penna, seppur al primo impatto possa soltanto sembrare un dettaglio estetico. Come visto anche su altri modelli, sotto la cornice sono stati inseriti dei piedini in gomma per migliorare il grip sulla superficie d'appoggio. Ed a proposito di appoggio, ragazzi, devo dirvi che questo dispositivo non è autoportante, anzi ha sempre bisogno della sua cover a libro integrata per potersi sorreggere sulle superfici di appoggio. Per l'appunto, devo dire, non è comodissimo perché la cover non consente tante tipologie di inclinazioni, anzi bisognerà accontentarsi più o meno di una o due posizioni al massimo di inclinazione, che potrebbero non star bene a tutti. L'alternativa è sfruttare i quattro fori filettati nella parte posteriore per sfruttare appunto lo standard VESA e eventualmente utilizzare dei supporti da acquistare separatamente. Lateralmente invece su questo dispositivo troviamo a sinistra due porte USB-C e una mini HDMI, mentre sulla destra ci sono i tasti per gestire l'OSD, una porta USB-C per funzioni OTG, ma soprattutto un ingresso per le cuffie. Lungo i due lati invece sono stati inseriti due altoparlanti. La qualità è accettabile in relazione alle dimensioni del dispositivo e sicuramente non ci saremmo potuti aspettare di meglio. Ovviamente non vi parlo tanto di equalizzazione, aspetto nel quale sarebbe davvero difficile entrare nel merito viste le dimensioni molto ridotte, ma ciò che posso dirvi è che il volume non è tra i più alti in assoluto. Personalmente, ragazzi, forse non avrei mai inserito degli altoparlanti all'interno di questo dispositivo, perché in uno spessore così ridotto, così minimo, sarebbe stato impossibile riuscire a fare di meglio, motivo per cui d'altra parte vi consiglio di utilizzare questo monitor con le cuffie. Ad ogni modo, sul fronte connettività, questo monitor si comporta evidentemente bene. Certo, la porta mini HDMI potrebbe far storcere il naso ad alcuni, ma considerando che il cavo HDMI è già presente in confezione, non mi preoccuperei più di tanto. La porta USB-C, tuttavia, assicura massima versatilità e soprattutto consente di utilizzare il monitor con un solo cavo, con il minimo intralcio, il tutto in meno di 2 kg, per la precisione 1,84 kg. È bene chiarire, ragazzi, prima di scendere nel dettaglio tecnico di questo monitor, che si tratta di un prodotto economico, quindi al di sotto dei 100 euro, perciò se la scheda tecnica che vi sto per presentare non dovesse farvi gridare al miracolo, beh, considerate che stiamo parlando di un dispositivo da circa 90 euro per la precisione. Qui il pannello utilizzato è un IPS LCD con una frequenza di aggiornamento fino a 60 Hz e ovviamente risoluzione Full HD. Si nota un buon contrasto pari a 800:1, una densità di pixel fino a 141 ppi, ma soprattutto una luminosità massima di circa 280 nit. Indipendentemente dalla risoluzione, considerato che questo monitor è adatto anche all'utilizzo con console come PS5 e Xbox, personalmente avrei gradito l'utilizzo di un pannello capace di offrire almeno un refresh rate di 90 Hz. Nel 2023 ormai i 60 Hz cominciano a stare stretti un po' praticamente a tutti, soprattutto perché se si considera l'utilizzo con console, almeno i 90 Hz forse avrebbero potuto garantire una fluidità superiore all'interno dei giochi. Il pannello IPS qui presente inoltre supporta un ampio angolo di visione a 178 gradi, ma non vi è alcuna menzione ai profili colori come sRGB o DCI-P3. Tuttavia ho apprezzato particolarmente la finitura opaca di questo schermo. Utilizzandolo in esterna, infatti, è praticamente impossibile trovare dei riflessi sullo display, caratteristica che gioca decisamente a suo favore vista anche la retroilluminazione non altissima. I colori invece sono piuttosto realistici e ben calibrati, ma consiglio a tutti di smanettare un po' all'interno dell'OSD, in quanto la temperatura colore prevista dal produttore non è tarata nel migliore dei modi, anzi vi sembrerà un po' troppo calda per i nostri standard.
motivo per cui ho perso, diciamo, 5 minuti del mio tempo per fare una buona configurazione ad hoc, e devo dire che ho trovato delle giuste impostazioni e questo display ha una qualità veramente buona. Ovviamente alcuni si potrebbero chiedere come funziona un prodotto di questo tipo. Beh, in sostanza si tratta di un display come tanti altri, quindi anche questo da 15,6 pollici segue le stesse logiche. Non è necessario installare alcun driver o software per utilizzare il monitor sia su computer che con smartphone. Una volta collegato lo schermo al PC o Mac tramite USB-C, è possibile utilizzarlo immediatamente come display esterno, e in questa modalità di connessione il dispositivo si autoalimenterà, come vi avevo già anticipato. Se si preferisce l'utilizzo tramite HDMI, sarà necessario invece collegare il monitor a una fonte di alimentazione attraverso il cavo USB-C fornito in confezione. Personalmente, uno degli utilizzi che ne faccio più spesso di questa tipologia di monitor è utilizzare questi schermi come, diciamo, display per guardare quello che sto registrando con la videocamera, proprio come in questo momento, motivo per cui anziché sfruttare lo schermino molto piccolo della videocamera mi collego ad uno di questi display, nel mio caso l'Intel da 15,6 pollici, con il cavo mini HDMI, ma soprattutto con una power bank ad alimentare il tutto, perché sì, è supportata anche l'alimentazione tramite power bank, perché in fin dei conti bastano soltanto 10 watt per farlo funzionare regolarmente. Poi c'è anche il funzionamento con gli smartphone da menzionare, che è molto veloce ed immediato. Ad esempio, nei dispositivi dotati di modalità desktop, come ad esempio il P60 Pro di Huawei in mio possesso, una volta collegato il monitor è possibile utilizzare la modalità desktop collegando anche tastiera e mouse Bluetooth allo smartphone, oppure semplicemente effettuare il mirroring dello schermo. Ad ogni modo, forse si fa sentire la mancanza di una superficie touchscreen, che potrebbe risultare comoda per chi collega il monitor a un PC o a uno smartphone. Tuttavia, ragazzi, stiamo parlando sempre di un display da 90€, e qui vi rimando all'offerta che trovate su Amazon attiva in questo momento cliccando sul link in descrizione. Perciò troppe pretese mi sembrano anche assurde da un dispositivo che costa decisamente poco rispetto a quelli che sono invece i display dotati di touchscreen con risoluzione maggiore e via discorrendo, che tra l'altro trovate anche recensiti sempre qui sul nostro canale. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ragazzi, vi raccomando di provare una di questa tipologia di dispositivi, perché potrebbe sembrare inutile, ma vi garantisco che una volta che li proverete forse potrete trovare l'occupazione giusta, fidatevi. Noi ci vediamo in un prossimo video, sempre qui su Jizz.